Non mi vedevo così contento da tantissimo tempo, ma non un contento tanto per essere felice, ma proprio perché sto riprendendo a studiare qualcosa di interessante. A parte le 14 lavatrici che ha fatto la mia ragazza qui in casa, ho ripreso ad approfondire bene Construct, perché come sapete attualmente con l'azienda ho diminuito tantissimo le ore di sviluppo, perché mi devo occupare della gestione, dipendenti, trovare nuovi clienti, gestire lavoro, controllare il flusso di cassa, ma ne parleremo in un video futuro. Quello che sto facendo in questo periodo e che leggete qua sotto dal titolo, sto cercando di fare dei videogiochi multiplayer con Construct per diversi motivi che adesso vi spiego. L'idea di fare videogiochi multiplayer nasce effettivamente da un bisogno, e il bisogno è nato quando mi sono chiesto effettivamente il perché io non avessi mai provato a fare videogiochi multiplayer. Mi sono sempre convinto fino ad oggi che realizzare videogiochi multiplayer fosse veramente complesso. A dire il vero lo è complesso fare videogiochi multiplayer per diversi motivi che vedremo in questo video, ma ho scoperto da poco che effettivamente ci sono dei plugin, degli SDK, dei framework, dipende da quello che volete utilizzare, che vi aiutano comunque a realizzare videogiochi. Tra questi c'è il nostro soccorso Photon. Photon cosa è? Come state vedendo, noi permettiamo di creare facilmente videogiochi multiplayer in modo facile, e questa cosa ragazzi è bellissima. Sono stati fatti tanti videogiochi: Stumble Guys, Golf Clash, Among Us VR, veramente tanti videogiochi, a parte che hanno uno showcase incredibile di titoli. Poi però cosa è successo? Che avevo già sentito in passato parlare di Photon collegato a Construct. Quando seguo su Twitter diversi progetti, effettivamente avevo visto che molte persone utilizzavano proprio Photon per fare i propri progetti multiplayer, e se ne vedono pochi semplicemente perché chi usa Construct, chi fa in generale videogiochi utilizzando Unity e Unreal a gran parte, sono ragazzi che magari non hanno tanto budget a disposizione, tanti soldi da investire, e Photon ha una versione tra virgolette completamente gratuita, ma poi se vogliamo fare delle cose fighe costa. Ma non vi preoccupate, ci sono io. Grazie a questo video infatti mi obbligo di dire queste cose, perché sarò io il primo a perdere i miei soldi per poter appunto testare insieme a voi proprio Photon. Infatti l'obiettivo è quello di realizzare un piccolo prodotto e live giocarci tutti insieme per farlo esplodere, e soprattutto capire se poi a pagamento funziona meglio oppure no. Come potete vedere, ho fatto qualche piccolo test che vi farò vedere. Ho scaricato il plugin, sto sperimentando adesso con la room list, perché mi piacerebbe fare questa cosa della room list, ma semplicemente quello che ho fatto fino ad ora è un semplice gioco, ma veramente molto molto semplice. Fatemi vedere se questa è l'ultima o la vecchia versione. Vi faccio vedere molto semplicemente. Io adesso apro una remote preview di un gioco che butto proprio qui, in questo punto, ok? E qui ho il mio piccolo bel gioco terribile, perché sto provando ovviamente con grafiche assolutamente fatte così a caso. E metto il nome Samuele, ok? Faccio crea stanza. Qui metto invece Giovanni. Clicco sempre crea stanza, ma non la crea la stanza, è un finto bottone. Praticamente eccoci qua. Oh bene, io qui non vedo l'altro giocatore, mentre l'altro giocatore di qua mi vede. Qui si vede che ho fatto qualche modifica ed effettivamente ho combinato un patatrack. Ho cambiato sicuramente qualcosa. Dovremmo esserci, semplicemente avevo disabilitato un evento perché sto facendo tante copie dello stesso progetto ed effettivamente potrebbe... Ecco, non funziona. Ho fatto esplodere il progetto. Si vede che sono all'inizio con il multiplayer. Sono riuscito a risolvere, era effettivamente un errore super banale. C'è da dire che però sto sperimentando adesso, e specialmente non c'è assolutamente nessun tutorial su Construct tranne il video di Kevin, che vi consiglio, che ha fatto solo la parte 1, perché come dicevo in live qualche giorno fa, perché sì, ho fatto una live qualche giorno fa, dicevo andate sotto quel video di Kevin e dite fai altri tutorial prima che arrivi io a farli. Sì, perché effettivamente l'unico metodo è obbligarli a fare dei video. Come state vedendo funziona, quindi praticamente io mi sposto, qui ho scelto il mio nome, qui ho scelto l'altro nome, io mi muovo e dall'altra parte vedete che si muove. Un progetto super basico per fare questa cosa, c'è il tutorial di Kevin che mi spiega come fare questa cosa qui, tranne l'inserimento dei nomi e così via. E sto ancora sperimentando, perché sì, con Photon sto sperimentando, ci sono già anche dei piccoli tutorial che è possibile prendere su internet, ma ce ne sono veramente veramente pochi, e adesso step by step sto provando a fare che ogni utente può crearsi la propria room. Io posso vedere la lista delle room disponibili e da fuori posso vedere quanti posti ci sono, se sono 4 su 4 non posso entrare, quindi mi piacerebbe fare la classica lobby che troviamo nei videogiochi multiplayer
web. E questa cosa mi intriga molto. Ma andiamo alla domanda effettivamente da $1,000,000. Perché, Samuele, vuoi fare questo? Se avete visto il nostro nuovo sito, ma ci farò forse un video a breve, noi, come sapete, in Dino Bros facciamo tanti videogiochi per i nostri clienti. E vi basta cliccare sulla seconda emoji, forse ricambieremo queste emoji per navigare all'interno del sito internet, per vedere appunto tutti i videogiochi che abbiamo fatto fino ad ora. E sono veramente veramente tanti. Sì, è pixel art, adesso stiamo iniziando a fare anche giochi non in pixel art, ma ne parleremo presto. È praticamente una cosa che mi è nata da qualche ormai giorno, a dire il vero, quindi sì, proprio questo weekend. Ho iniziato a pensare, mi piacerebbe tanto fare dei videogiochi multiplayer, perché secondo me è figo. Cioè, io posso giocare con mia madre dall'altra parte dell'Italia, che appunto lei è in Sicilia, quindi fare un gioco di carte dove giochiamo soltanto io e lei, o appunto fare dei videogiochi non presenti attualmente sul mercato e provarli a metterli, oppure fare videogiochi dove magari coinvolgono gli influencer e i loro fan. Ma io lo dico in maniera molto tranquilla, non proprio per farci un business, perché secondo me è molto complesso farci un business con i giochi multiplayer, per diversi motivi. Perché se andiamo a vedere su Photon tutta la parte di pricing, secondo me è un po' complesso farci soldi, nel senso che dobbiamo sicuramente conoscere bene questo mercato. E come ho sempre detto io, non avendo fatto un percorso di studi, non avendo mai lavorato in un'azienda che fa videogiochi, ma ho creato la mia azienda di videogiochi, quindi facciamo videogiochi B2B per altre aziende, fare videogiochi multiplayer secondo me fa nascere tantissimi problemi dal punto di vista dell'ottimizzazione dei costi, degli utenti. Cosa che però, se uno vuole imparare a fare step by step, chiedendo a destra e a sinistra, chiedendo anche consulenze, può assolutamente risolvere. C'è la sezione pricing, che adesso non la trovo, ma se scriviamo su Google Photon pricing e così via, possiamo trovare che effettivamente ci sono diversi costi. Nella versione gratuita possiamo avere massimo 20 utenti in real time, current user, in questo momento, utilizzando il public cloud. La cosa fantastica del public cloud qual è? Che è scalabile, cioè nel senso che noi o abbiamo 10 utenti, o abbiamo 1500, questo ci permette di praticamente far funzionare comunque il sistema, o almeno credo, a meno che tu non fai qualche cazzata a livello di codice e effettivamente fai esplodere tutto. Poi effettivamente ci sono dei costi che proveremo insieme, mi prendo questa responsabilità, entro l'estate, ma forse anche a breve, a dire il vero, faremo dei test insieme, sia utilizzando la versione gratuita, sia buttando $100 al mese, provando appunto la versione con 500 utenti in real time. Mi piacerebbe proprio capire effettivamente come funziona, testare, avere dei costi, simulare effettivamente un progetto e capire come gestire questi utenti, come ottimizzarli. E infatti una cosa che vorrò fare breve è far salire qui a Milano per 5 giorni Leone, che è il ragazzo che ci aiuta in Dino Bros, ormai fa parte del team Dino Bros a sviluppare videogiochi in Construct 3, e magari chiamare anche Kevin, il ragazzo che ha fatto l'altro tutorial, ve lo rispammo qui, lo trovate il link in descrizione, dove magari ci vediamo 5 giorni in una stanza, magari ci possiamo anche riprendere, sarebbe fighissimo, diteci se vi piace l'idea, dove praticamente proviamo a fare una full immersion di Construct collegato a Photon, semplicemente. Poi con Construct o Phaser o qualsiasi altra cosa potete utilizzarlo, perché se andiamo su SDK e andiamo a vedere sulla sezione real time ci sono mille engine, c'è JavaScript, iOS, qualsiasi cosa potete collegarlo a Photon, ma veramente qualsiasi cosa. La cosa bella di Photon anche è che è possibile ostare Photon sul proprio server. Ovviamente questo poi comporta altre cose da tenere in considerazione, ma mi piace l'idea. Mi piace l'idea di poter provare insieme a voi appunto a fare un progetto simile. I costi, come avete visto, variano molti, quindi poi va fatta un'analisi se si può fare un reale business dietro. Mi piacerebbe a me vendere dei giochi ad altre aziende dove si fanno videogiochi multiplayer, quindi fare delle attività che durano un mese, 15 giorni e così via, dove gli utenti si possono sfidare tra di loro. Però poi entrano in gioco tante cose, perché poi l'utente cerca sempre di sfondare un po' il gioco, ed è abbastanza facile quando si parla di giochi in HTML5, specialmente per noi che abbiamo sempre fatto giochi offline e quindi non abbiamo mai messo troppi controlli. Ovvio, se ci sono delle classifiche, allora in quel caso sì, si fanno dei controlli sul dato che viene ricevuto e quindi si fanno dei controlli lato server. Ma vi faccio un esempio: in questo momento nel gioco che abbiamo fatto noi, muovi il personaggio e muovi l'altro personaggio, quando io mi muovo mando al server la mia posizione in tempo reale. Poi ci sono modi per simulare il movimento, per farlo meno scattoso, quindi si può rendere migliore questo movimento qua. Però praticamente cosa succede? Che se io apro il codice dalla console e modifico in temporale la posizione, lo modifico delle variabili,
Tac! Ovviamente io vedo il personaggio che si teletrasporta, il mio nemico. Ci sono dei modi per risolvere questa cosa qua? Assolutamente sì, ovviamente poi dipende dal progetto che stai facendo. Poi dipende dal gioco, dalle sfide. Però mi intrigano queste cose, perché fare videogiochi multiplayer ti fa cambiare il modo in cui sviluppi i videogiochi. Ed è per questo motivo che vorrei studiare a fare queste cose qui. Ora, un'altra domanda, quindi, se effettivamente lato business magari ci vedi un'opportunità, Samuele, ma non sai se effettivamente lo farai o meno, cioè se venderai videogiochi, io intanto li voglio studiare. Il motivo principale per cui sto facendo questa cosa è perché nell'ultimo anno e mezzo, da quando ho creato insieme a Manolo Dino Bros, da quando l'abbiamo fondata, effettivamente io ho diminuito molto lo sviluppo di videogiochi, io come persona, perché mi sono occupato di gestire l'azienda, del flusso, ho fatto tanti errori, ve ne parlerò in futuro, parlerò dei miei fallimenti, di alcune cose che ho fatto, parlerò invece di alcune cose che sono molto fighe, che abbiamo fatto delle cose super fighe, parlerò di tante esperienze mie personali come prima attività imprenditoriale. Dato che io non ho imparato da nessuno, sto cercando di prendere un po' da tutti, da fare call, quindi sto imparando proprio sulla mia pelle. L'idea però di riprendere, utilizzare Construct a fare dei piccoli progetti personali, e magari anche YouTube mi incentiva a fare questa cosa perché possiamo parlarne insieme, mi intriga tantissimo, mi intriga tanto. Motivo per cui l'idea di fare videogiochi multiplayer è proprio per quella piccola fiamma che c'è dentro di me di riprendere a studiare cose nuove. Motivo per cui in quest'ultimo periodo, specialmente durante l'estate, a livello di business, magari specialmente quando vendi ad altre aziende, si fa un po' meno, o comunque non ho ancora dei benchmark reali per dire questo dato, perché l'azienda è da un anno che esiste. Quando ero in partita IVA, sì, d'estate si faceva veramente poco. Praticamente vorrei sfruttare quel periodo internamente in azienda, proprio insieme a tutti i ragazzi che sono in azienda con noi, proprio per formarsi e studiare nel fare nuove cose. E questa cosa mi intriga, io vorrei fare dei corsi su come gestire meglio l'azienda, sulla parte contabile, ma soprattutto anche la parte di sviluppo, che alla fine mi piace creare. Mi piace mettermi qui magari la sera, post lavoro, o anche in giornata come questa, che magari dico vorrei fare un video, parlarne con voi e farvi vedere cosa sto facendo, a mettermi appunto a imparare nuove cose. Per il resto quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacerebbe vedere altri video di questo genere. Io sì, molto probabilmente porterò avanti l'idea di fare videogiochi multiplayer. Già a me l'obiettivo è fare un piccolo gioco, ma proprio gioco con 4G, semplice, dove io posso sfidare un'altra persona. Quindi mi immagino ci sono le liste, uno contro uno, io attendo nella mia partita, chiamo un amico dove magari c'è già il QR code in alto, quindi mi immagino che se io sono a scuola, ho preso questo esempio forse sbagliato, con i miei compagni di classe creo la stanza, in automatico mi si crea il QR code, il mio amico scannerizza il QR code, mi si apre il gioco, il nome della stanza inserito, quindi devo soltanto inserire il nome utente per giocare, e posso sfidare il mio amico. Fino a quando non c'è un'altra persona, non parte la partita. Poi sarebbe figo gestire se una persona esce fuori, liberare la stanza e quindi riavviare il matchmaking, tutte queste cose qua. Secondo me non è così tanto semplice, anche perché ci sono giochi e giochi. Mi immagino un gioco magari super ragdoll, dove magari la fisica ne è da padrone, diciamo, del videogioco. Credo che sia molto più complesso gestirla. Se si parla poi di shooter, bisogna lavorare magari con i sistemi predittivi per risparmiare un po'. Ci sono tante cose. Ripeto, potrei dire tante cazzate perché io ne so veramente poco di questo mondo, però so anche a chi scrivere per poter chiedere appunto qualche aiuto in più dal punto di vista tecnico, come funziona una roba del genere. Sicuramente poi l'obiettivo sarà quello di ottimizzare sempre di più le risorse, e quindi magari delle cose che noi facevamo banalmente in un modo è possibile farle in altri metodi che risparmiano anche a livello di costo la gestione di tutto quello che poi riguarda foto, server, ottimizzazione, quindi lag anche meno. Non è facile, credo che io sono super contento dei videogiochi 2D in azienda che stiamo riuscendo a fare con Leone, che è molto più in gamba di me dal punto di vista tecnico, stiamo facendo sempre più cose fighe, con Matteo che è il back-end developer che abbiamo preso in azienda, vorremmo creare una mini nostra area, cioè una zona arcade Dino Bros, dove tutti i miei iscritti o chiunque può entrare a registrarsi e giocare a dei videogiochi nostri. Ci serve solo a scopo di test, ecco. Mi piacerebbe fare una roba del genere, quindi vi vorrei far vedere, vorrei rendervi partecipe con questi nuovi video a un po' una serie di percorsi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che sia anche l'inizio di nuovi video che potremo fare insieme. Scusatemi se non c'ho un microfono, presto lo comprerò, scusatemi se ancora un po' è tutto così a caso, ma mi piace che sia a caso. Ciao!